Ripeto, ma qui non è che si sono persi dei pezzi del PD perché il PD, il segretario del PD o locale o nazionale hanno fatto qualcosa per. Era in atto un'operazione già precostituita che aveva la velleità di sfondare, di prendere il 20%, di fare un'operazione, come dire, che avesse davvero la portata di un laboratorio. Ora, lei dice per cortesia con 9,41% se questa operazione nella città operaia, nella città che ha una cultura storica produttiva di un certo tipo come Genova, sono arrivati al 12%, stiamo parlando di un'operazione che ha davvero un respiro nazionale? No, io l'unico respiro nazionale che vedo è quello di aver rianimato un po' Berlusconi, poi vediamo quanto, perché secondo me quel 16 a 15 è il dato su cui io sto già, perché io guardi, sono un tipo, diciamo, che si, di solito si, come dire, si deprime 5 secondi, ecco, nell'arco di una giornata. Ieri sera effettivamente un po', diciamo, mi è dispiaciuto, devo dire parecchio, più di 5 secondi, anche 10, però immediatamente dopo ho cominciato a ragionare sui dati e i dati dicono che lui non ha sfondato il 35%.